Buongiorno, sto andando a fare la curva glicemica. È prestissimo, sono 6:30 e sta anche arrivando l'autobus. Amore, sono viva. Sono male del braccio da morire. 3 prelievi e una sbobba orribile. E adesso però? Adesso colazione, la mia consolazione soli. Fai vedere. Ba-bam. Cappuccio chiaro con brioche alla marmellata. Tornata! Allora, siamo passati molto velocemente da Lidl a prendere proprio 2-3 cosine che mancavano. Quindi vi faccio vedere al volo. Magari giro la videocamera, è meglio. Qua c'è il Cenerentolo che ha fatto danno e sistema. Allora, abbiamo preso i plum cake, questi qua con gocce di cioccolato, che erano in offerta, mi pare 79 centesimi o giù di lì, per Fedino, che gli piacciono molto, se li porta a scuola. Poi ho preso le tortilla classiche, perché l'altro giorno le abbiamo provate, non del Lidl, del Cry, però non ho letto bene ed erano piccanti, quindi è stata una cosa un po'... Una gioia per me. Una gioia per Ricky, per me un po' meno. E quindi ho preso queste qua classiche. Poi vabbè, ho preso il volantino perché ero curiosa, visto che a breve dovremmo proprio fare la spesa. Ero curiosa. Poi latte, questo qua della Granarola, era sempre in offerta a 80 centesimi, 79, non mi ricordo, comunque 80. Comunque un litro di latte. Poi Ricky si è scelto questi biscotti simil gocciole. Una gioia nella vita. Poi la carnina per la rompiscatoline e primo sacchetto. Poi invece qua abbiamo preso un pacchettino di pane che era finito, cookies alla menta, perché come vi dicevo ieri ero alla ricerca di qualcosa alla menta e quando mi prende la nausea mi aiuta un pochino, quindi li ho presi da tenere di riserva in casa. Poi come biscotti ho preso le gallettine, che anche qua c'è misteri, perché a me a colazione non sono mai piaciuti i biscotti, soprattutto le gallette, adesso mi vanno gallette, e questi qua che avevo preso anche di Eurospin, ma ci sono anche qua, sono uguali, sono quelli al miele, sono buonissimi. E poi ho preso questi qua che convenivano tantissimo, 4,99 euro, sono due pantaloni da neonata da metterli appunto sotto la tutina, quella fatta con la gonnellina, perché non avevo pantaloncini da mettere sotto, cotone biologico, insomma questa linea qua della Lupi Lu della Lidl è fantastica, quindi quando trovo qualcosa che conviene lo prendo sempre volentieri. Ovviamente 0-2 mesi piccolini, e sono bellissimi anche i colori, proprio i miei preferiti. E basta, direi. Credo che non ci sia più nulla, vedete abbiamo preso proprio 4 cavolate. Ah, e la carta igienica. In realtà siamo andati per la carta igienica che era finita, però già che c'eravamo, insomma, due biscottini, due cosine. E niente, ora pranziamo e ci vediamo dopo. Eccoci qua. Allora, abbiamo pranzato, Ricky è andato al lavoro, mi sono messa insomma a dare anche una sistemata a casa, perché comunque stamattina siamo usciti tutti un po' di corsa, io in primis, alle 6:30 come avete visto, quindi non sono riuscita a fare proprio nulla, quindi ho fatto tutto adesso aprirò anche il calendario dell'avvento insieme a voi, perché stamattina ovviamente era l'ultimo dei miei pensieri. Mi sto addormentando, ragazzi, un sonno incredibile, ma perché stanotte ho dormito tipo 3 ore e mezza, ho dormito pochissimo perché ieri sera
col fatto che stamattina mi sarei dovuta alzare super super presto, non volevo svegliare nessuno, volevo che dormissero tutti tranquilli, e quindi ieri sera mi sono preparata le mie cosine da vestire, la borsa, i documenti, la valigia, la cartellina della gravidanza, insomma ho sistemato tutto questo e ho fatto un po' tardi, e in più non riuscivo ad addormentarmi perché avevo paura, come al mio solito, che la sveglia non suonasse, perché tra l'altro questa era l'ultima settimana che avevo per fare questo esame, ho avuto la fortuna di trovare posto, quindi la mia ansia era: oddio, se non mi sveglio poi non posso fare questo esame più. E quindi niente, comunque tutto è bene quel che finisce bene. Non so se vi può interessare un racconto di quello che è stato l'esame di stamattina, ragazze, veramente super super pesante, anche se devo dire la verità rispetto all'ospedale dove feci questo esame per Federico 6-7 anni fa. Devo ammettere che qui dove sono andata, in questo ospedale, che è un ospedale specializzato in gravidanza, quindi è un ospedale ostetrico-ginecologico, devo dire che sono stati veramente, veramente precisi, bravissimo il personale, c'era una saletta apposta per le mamme prenotate per oggi alle 7:30 per fare questo tipo di esame, una saletta in cui eravamo tutte controllate se stavamo bene dopo appunto questo sciroppo che ti danno, super super dolce, era un bicchierone così, una cosa orribile, soprattutto se a digiuno, proprio mi ha portato una nausea incredibile, ci hanno dato la fettina di limone per contrastare la nausea, ci chiedevano ogni 3x2 se stavamo bene, se era tutto a posto, perché comunque sono tre prelievi, e questo sciroppone da bere veramente pesante da mandar giù, veramente, guardate, mi sono trovata davvero da Dio, sono stata fortunatissima, e anche le mamme che erano con me in prenotazione oggi, insomma, ci siamo trovate bene, abbiamo chiacchierato, ci siamo scambiate un po' di, insomma, no, info utili, è stato bello, insomma è stata una parte l'esame in sé, però ho avuto a che fare con delle belle persone, quindi sono molto contenta, almeno questo, visto che già gli esami sono pesanti. E l'unica cosa che appunto tre prelievi, poi l'ultimo buco ha avuto un po' di difficoltà, perché ovviamente non potendo bucare sempre la stessa vena non l'hanno trovata tanto l'ultimo buco, quindi ho patito un po', sono stata un pochettino così, vabbè, è passato, insomma, niente di che. Ricky è venuto a prendermi, cioè nel senso mi ha raggiunta e sono stata felicissima che lui sia stato lì con me, mi ha fatto tanto tanto piacere, avevo proprio bisogno, anche perché dopo tre prelievi c'era un po' la preoccupazione, no, che magari da sola in strada è tutto, e invece insomma è stato carino a venirmi incontro, insomma a prendermi. E detto ciò, prendiamo il calendario e vediamo un po' che cosa ci attende oggi. Sono curiosissima. Ieri c'era la matita, quindi oggi non dovrebbe esserci la matita, perché è quella che, diciamo, mi interessa un po' meno. Allora, vediamo un attimo. Vediamo se mi ricordo quante ne abbiamo oggi. Oggi, dunque, 12. Qua no. Io non vedo mai i numeri, ragazze. 16, 13. Ma non lo vedo veramente. 2, 10. Ragazze. Ah, eccolo qua. Eccolo qui. Allora, vediamo un po'. Bello. È la linea che piace a me, quella un pochettino più chic. Allora, si ritorna un po' sui colori che utilizzo io. Questo qui si chiama Passion. Sì, Passion. E proviamolo, perché tanto il mio rossetto di stamattina se n'è praticamente andato, quindi possiamo anche provarlo insieme.
è rimasto ben poco del mio rossetto. Questo sì, sembra proprio un malva, veramente veramente bello. La videocamera come al solito storpia un pochettino i colori, sembra più chiaro in videocamera, e invece sembra un rosa antico. Ecco, a vedermi in videocamera sembra un rosso. Comunque è molto molto bello anche questo, mi piace un sacco. Ma poi guardate anche il packaging, qua c'è questo rosa barra bronzo, non so, è veramente una bella linea questa qui. Questa qua con la punta arrotondata, un po' simil MAC, no? Per farvi capire il packaging. E poi mi piace sempre tantissimo di Make Up Revolution che si veda il colore fuori, perché voi lo potete mettere anche al contrario, su tipo io il portarossettini lo metto al contrario e vedo già, so già che colore prendere. Secondo me è una cosa molto molto comoda questa, a cui non tutti pensano. Bene, anche oggi abbiamo aperto il nostro regalino. Adesso poi più tardi, quando finisco il vlog, mi andrò anche a struccare. Ho proprio voglia di mettermi, sapete, no? Comoda, in libertà, e svaccarmi sul letto, sul divano. Il male alle braccia è passato per il momento, soprattutto qua che a questo braccio, che me ne hanno fatti due, quindi sono uscita di lì veramente dolorante a questo braccio qui, perché tre sono veramente tanti. Poi anche tante fiale per ogni prelievo, cioè il primo mi pare 3 o 4 fiale, forse 4, il secondo 2 e il terzo o 1 o 2, mi pare 2, perché cercavo di non guardare, sono sincera, quindi per evitare, insomma, è inutile stare lì a guardarsi il buco mentre fanno il prelievo, uno si gira dall'altra parte e amen. Ok, detto ciò, volevo dirvi anche qualcos'altro, ma come al solito non mi ricordo. Sono passate diverse ore, non mi sono sentita un granché bene, probabilmente il tutto è dovuto da quel sciroppo di glucosio puro di stamattina, però vabbè, sto cercando di distrarmi. E quindi volevo dirvi appunto che ho trovato questo contenitore qui. Sapete che vi dicevo in diversi vlog scorsi che volevo mettere tutti i prodotti trovati nel calendario dell'avvento di Make Up Revolution a parte, così poi dopo Natale, insomma, facciamo un resoconto di tutto ciò che ho trovato. Quindi li volevo mettere qua. Allora, questo qua è Nostalgia, questo qua è il mio super preferito al momento, che è Memory, ed è matte ed è un rossetto liquido fantastico, mi piace da morire, credo sia uno dei preferiti. Questo è quello effetto unicorno che mi hanno regalato con l'ordine del che ho fatto del calendario. Poi c'è questo qui che invece è un rossetto liquido più chiaro ma lucido. Questo qua spettacolare, quello che vi ho detto che va bene, secondo me è fantastico per Natale. Poi cos'altro c'è? Perché qua ho lanciato tutto un po'. Allora, c'è Secret, questo qua color caramello. C'è quest'altro liquido sempre tendente al caramello. E poi ce n'è ancora qualcuno. Ce n'è uno anche in camera da letto, mi pare, che ho lasciato lì. E quello che abbiamo aperto prima. Poi c'è ancora qui Charm. Questo è anche molto carino. È un rosa un po' più scuro, un po' più particolare. Cosa manca? Poi c'è qualche matita, mi pare. Eccola qui, appunto. Questa qui è Fire. Poi, vabbè, questo è l'eyeliner che ho preso sempre di Make Up Revolution, però lo lascio qui, dove nella mia pochette, dove c'è tutto il resto che, diciamo, riguarda gli occhi, il viso, eccetera. Poi c'è ancora questo qui che è Sweet Talk, anche questo molto molto carino, non so se ve lo ricordate, ma veramente carino anche questo. E credo basta qui nella pochettona, mi pare che non ci sia più nulla, neanche matite. Ah, ecco, c'è questa qui, quella del sempre, che era insieme a questo set qua unicorno.
Ogni tanto sbuca qualcosa, però ora seriamente non vedo più nulla, quindi direi fine. Ho finalmente svuotato sta pochette che chiedeva pietà, ragazze. E poi appunto c'è ancora questo qui, questo, no, questo qua è di Bella Oggi, non c'entra nulla, però vabbè, per ora lo mettiamo qui. Questo qua è Passion, che se non era quello che abbiamo aperto prima. E poi aspettate, perché ce n'è ancora uno in camera da letto e una matita. Ok, allora c'è ancora matita Candy, che è questo color, oddio che fine ha fatto, rosato, un rosa molto antico direi. E poi questo qui che è Poise, che non ho mai capito se lo pronuncio giusto, comunque un vinaccio, un rosso mattone, ecco. Dovrebbero esserci tutti, vediamo un attimo se sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, infatti è giusto perché oggi è 12, non ho contato ovviamente questo perché è il set unicorno, quindi ci sono tutti, perfetto, così almeno ho tutti i prodottini labbra a parte. Una volta che finirà il calendario dell'avvento magari ci metto tutti i rossetti che ho extra, che non ho nel porta trucchi in bagno, li metterò tutti in questa scatolina qua. Mi ritengo soddisfatta. Non so se ve l'avevo già fatto vedere, mi pare di no. Comunque questo è il carrellino che è un regalo della mia migliore amica Marta, che non doveva, mannaggia. È un regalo super utile, ragazze, perché mi serviva veramente tanto, anche solo per portare appunto il latte, il sugo, comunque bottiglie pesanti. Questo è stra utile. Il nostro si è rotto, cioè nel senso si è staccata proprio una ruota laterale, e notare i ruotoni che ha scelto Marta, quelli che avevo prima erano la metà di questi, e probabilmente non reggevano più. Quel carrellino aveva davvero tanti anni, quindi non ce la faceva più. Questo qua è veramente carinissimo, con la chiusura così che si può tirare, e poi questi fiorellini mi fanno impazzire, quindi veramente grazioso. E niente, quindi regalino in anticipo di Natale. Testona, come mi ha anche detto che c'è altro, però mi auguro di no, perché già questo è un super regalone, quindi ci tenevo a mostrarvelo. Allora ragazze, volevo farmi una, se la trovo, una tisana, perché ne ho bisogno. Eccola qua. Allora, sono un po' KO, molto KO. Queste tisane qua sono veramente buone e sono anche velocissime da fare, perché si fanno appunto con la macchinetta del caffè, e devo appunto passare a ricomprarle perché ne ho solo più due di cialdine, quindi è comodo insomma quando non si è in forma, non si ha voglia di stare davanti al pentolino ad aspettare, è molto rapido e è comodo. E niente, qua c'è la mia unicornina che vi saluta, adesso sta dormendo, è un po' che non la sento, e devo dirvi la verità, stamattina dopo che ho bevuto quella schifezza, quello sciroppo di glucosio, dopo un'oretta mi ha dato un calcione che ho visto veramente la pancia fare così, cioè credo che sia il calcione più grande
che mi abbia dato in 7 mesi, veramente una cosa che proprio, o era una gomitata, non lo so, ma ho visto proprio la gnoccona qui fare la pancia, prendere forme, ed è stato molto emozionante davvero. Ragazze, io vi saluto qua, mi sbrigo a caricarvi, a editare e a caricare il vlog già per stasera. Spero che vi abbia fatto piacere venire con me, insomma, tenermi un po' di compagnia in questa giornata di esami. E niente, ci sentiamo, ci vediamo prestissimo con un nuovo Vlogmas. Buona serata a tutte, ciao!